Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo le pizzette ripiene. Un'altra ricetta facilissima e velocissima da preparare. E adesso andiamo a prepararle insieme. Nella ciotola della planetaria versate 350 g di farina tipo 0, 150 g di manitoba, 300 ml di acqua leggermente tiepida, 4 g di lievito di birra sbriciolato. Iniziate ad impastare. 3 cucchiai d'olio, un cucchiaino di sale. Date una leggera impastata sul piano da lavoro. E adesso lasciate lievitare fino al raddoppio. Non appena l'impasto sarà ben raddoppiato, preparate il ripieno. Io in questo caso ho usato prosciutto cotto e formaggio filante. Come sempre, poi vi rimango giù nell'info box le dosi anche per chi volesse usare il lievito madre. Adesso stacchiamo un pezzetto di impasto, allarghiamolo con le mani e farciamo. Con questa dose vi vengono all'incirca 12-14 pizzette. Chiudete bene. Estendete con il mattarello. Adesso ve ne faccio vedere un'altra più da vicino. Stendete sempre con il mattarello. E adesso mettetele su una teglia rivestita con della carta forno. Lasciate lievitare fino al raddoppio. Mi raccomando, copritele o con un canovaccio umido o con della pellicola. Non appena saranno ben raddoppiate, farcitele come delle normali pizzette. Io in questo caso ho usato della polpa di pomodoro condita semplicemente con olio, sale e un pochino di origano. Aggiungete poi del formaggio filante o quello che preferite e poi subito in forno. Forno già caldo, statico, 200 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco qui le nostre pizzette appena uscite dal forno. Un'idea ancora più golosa perché appunto hanno il ripieno. Mi raccomando, provatele, sono perfette anche per dei buffet oppure per una semplice merenda. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, condividetemi sui social e continuate a seguirmi.